Ciao ragazze, benvenute o bentornate nel canale. Oggi voglio raccontarvi dei miei detergenti che da un periodo a questa parte sto utilizzando con grande piacere, quelli che mi stanno piacendo letteralmente di più e quelli che invece non mi hanno conquistata. Molto spesso noi andiamo a parlare della skincare, dei prodotti che utilizziamo, quelli che ci piacciono, le performance che ci aspettiamo o che comunque donano i prodotti che utilizziamo, ma tralasciamo molto spesso la pulizia. La pulizia intesa un po' come detergenti che vengono utilizzati come risveglio della pelle, mousse che vanno a eliminare prodotti che vanno a eliminare tutto quello che sono i residui delle creme da notte, le tossine che si accumulano durante la notte e i prodotti che invece vanno a struccare perfettamente. Non tutti sanno che gli struccanti sono diversi dai detergenti, quelli che vengono utilizzati la mattina, e quindi spesso c'è una grande confusione. Vi voglio raccontare quelli che io sto utilizzando rispetto alla mia skincare che vedrete poi subito dopo, che generalmente utilizzo quella e fino a che non finiscono. Sapete che amo provare tanti detergenti, in questo caso vi mostrerò quelli che utilizzo la mattina, prima di tutto per poterli consigliare sia nelle mie vendite online che ovviamente alle miei clienti quando vengono. Provarli mi dà modo di testare i prodotti e ovviamente poi di dare un consiglio in più, sia come texture, sia come consistenze, sia come tipologie di pelle, e quindi provandole e utilizzandole nel tempo riesco poi a parlarne meglio, a consigliarle meglio e a dare un giusto prodotto a chi mi chiede un consiglio mirato per il viso. E poi la pelle diventa ancora più bella quando si ha una base perfetta di pulizia. Per me quello è uno step importantissimo su cui batto sempre, sia quando sono alla mia scuola che comunque quando effettuo una vendita, perché alla base di una pelle meravigliosa c'è una corretta pulizia, una corretta detergenza e prodotti mirati per il proprio tipo di pelle. Si possono utilizzare creme che veramente sono al top, ma se non abbiamo una base di pulizia e dei buoni prodotti per rendere il viso ancora migliore per diciamo poi per il corretto utilizzo delle creme, diciamo abbiamo un 50% di prodotti che possono poi dare al nostro viso un plus in più. Quindi io vi mostro quelli che sto utilizzando, generalmente li cambio ogni 4 mesi perché avendone tanti ne utilizzo e quindi mano a mano finiscono. Alcuni li metto poi da parte, li riprendo quando ho in alcuni periodi dell'anno e quindi con alcuni non mi soffermerò molto perché li conoscete e con altri invece vi racconterò un qualcosa in più. E partirei prima di tutto dai detergenti che utilizzo la mattina con i loro tonici, e un giorno sì e un giorno no, a parte maschere e scrub che arriverà sempre il video, io vado a utilizzare dei risvegli della pelle, dei prodotti che hanno dei microgranuli all'interno che non sono esfolianti, ma che permettono di essere utilizzati tutti i giorni, quindi anche per una pelle un po' più asciutta, una pelle mista, una pelle grassa, che non vanno ad irritare e che comunque hanno vi donano un plus maggiore nella pulizia e già vi permettono un viso molto più compatto e luminoso. Non eliminano ovviamente gli scrub o le maschere, ma vi danno un qualcosa in più in aggiunta ai vostri prodotti. Quando vado ad utilizzare questi, ovviamente il viso comunque già è pulito e non vado ad utilizzare altri trattamenti come altri mousse per il viso, ma faccio seguire il mio trattamento di skincare abituale e partirei proprio da questi, quali ovviamente Himalaya, detergente esfoliante. Questo mi piace moltissimo. Io ho conosciuto questo brand perché mi fu regalato un paio d'anni fa e devo dire che l'ho ripreso quando sono stata l'anno scorso in Polonia. Li ho trovati come prodotti e questo mi ha conquistato. In particolare modo ha una fragranza meravigliosa, un granello incapsulato in un gel morbido, quindi
usare questo prodotto, tu un giorno sì e un giorno no, mi dà una freschezza e una compattezza al viso. Mi piace perché ha questo granello che leviga perfettamente, pur restando delicato sul viso, quindi io lo consiglio e come brand mi piace moltissimo. In affiancamento ho questo della linea di LBF, il Daily Peeling. Questo ovviamente ve l'ho annoverato in uno dei miei video preferiti del mese, mi sembra maggio o aprile, non ricordo, e contiene dell'oro micronizzato, un granello più piccolo rispetto a questo, ed è un prodotto che nasce proprio per anche un uso quotidiano, volendo anche tutti i giorni. Io lo utilizzo un giorno sì e un giorno no, alternato a questo, e è un gel molto più fine, questo è un gel un po' più corposo, e avendo dell'oro micronizzato sviluppa luminosità. Chi conosce l'EBF sa la bontà del brand, ed è uno dei migliori brand di lusso, quasi come a livello di Sensai e a livello di Prairie. Dico quasi perché hanno degli eccipienti diversi, un concept diverso, e quindi è una filosofia comunque europea, nasce nei migliori beauty pharma del mondo, i componenti sono stati poi riportati per essere venduti in profumeria. Avendo ovviamente un granello incapsulato in un gel molto sottile, nasce anche per una pelle un po' più asciutta, che però non rinuncia ad avere un'esfoliazione quotidiana. Ripeto, non eliminano gli esfolianti o gli scrub, che anche lì ci sono differenze, ma assolutamente lo si può utilizzare tutti i giorni. E per concludere, non mi faccio mai mancare il Silky Peeling Mask della linea di Sensai. Questo è una sorta tra maschera ed esfoliante. Nel bugiardino è scritto che addirittura lo si può tenere in posa 3 minuti, ma io generalmente mi lavo il viso. Quando lo vado ad utilizzare, vedete, al dosatore escono una crema molto soffice, e contiene dei micro granelli che schiacciandosi donano luminosità, ma principalmente compattano il viso e purificano. Quindi è una sorta tra maschera di pulizia e il Silky Peeling Powder, che è questo polvere enzimatica che a contatto con l'acqua sviluppa una schiuma molto morbida, ma che personalmente la trovo veramente delicatissima, e la ho, però faccio fatica ad utilizzarla perché amo sentire il viso in maniera pulita, in maniera maggiore, con un granello più doppio, più grande, che quindi mi dà l'idea personalmente che pulisca meglio sul mio viso. Questo è un prodotto che io vado ad utilizzare tutto l'anno, lo consiglio tutto l'anno ad una pelle sia mista sia secca. Contiene fibroina della seta, ingrediente principale preso dalla seta Koshimaru, e quindi è un prodotto che si può utilizzare per tutti i profili di pelle, ed è una sorta in più di maschera esfoliante, quindi si può ottenere in posa e si sciacqua, e si può tranquillamente utilizzare come mousse, chiamata così, da risveglio per il viso. Quindi questi io li vado ad utilizzare in alternanza ai detergenti che adesso vi mostro. Ovviamente dopo accompagno il tonico, in questo caso tonico perché ripristina la barriera naturale di idratazione del viso, ed è un preparatore alle creme, e poi applico la lotion, che poi in un futuro nelle skincare vi mostrerò. Allora, prima di tutto vi mostro questa mousse che ho preso l'anno scorso della Nonique, ed è una mousse molto morbida. Ovviamente io li vado ad utilizzare con i miei apparecchi elettronici, quali il System Sonic di Clinique, il Foreo che mi è stato regalato, o comunque la spazzolina di Sephora, che adesso non mi viene il nome, e generalmente li utilizzo con questi uno dei tre apparecchi. Onestamente, vi devo dire la verità, questo prodotto è di una morbidezza spaventosa, veramente meraviglioso, però purtroppo devo dire che a me personalmente non fa schiuma. L'ho provato sulle mani, diciamo usandolo tra le mani, sugli apparecchi, onestamente lascia il viso che è di una morbidezza incredibile, ma non facendo schiuma, a mio avviso, mi dà l'idea che non mi pulisca perfettamente. Ora, c'è differenza tra un prodotto in crema che poi diventa e sviluppa una mousse, da una mousse che già nasce in questo modo, e voi direte: non sono la stessa cosa? Potrebbero sembrare uguali, ma sono totalmente diversi. Generalmente queste mousse, e questa in particolar modo che vi mostro, già ve ne ho parlato e l'ho annoverata anche nei miei prodotti preferiti, è una mousse che contiene vitamina C. Mi piace perché quando
personalmente ho il viso un po' stanco, non riposo bene la notte in questo periodo, un po' spesso, ma comunque non riposo bene la notte e quando c'è anche il cambio di stagione mi piace utilizzarlo perché sviluppa moltissima luminosità. Questo esce già dosato mentre questo schiuma, quindi paradossalmente se si volesse fare una differenza in maniera precisa e specifica, le mousse nascono più per le pelli miste tendenzialmente secche, perché la crema deve andare a idratare e a nutrire. La mousse già ovviamente che fuoriesce nasce per una pelle mista tendenzialmente a problematiche di oleosità o pelle grassa o con pori dilatati, ma è ovvio che dipende dalla corposità della schiuma o della mousse, dipende dalla corposità di una mousse. Chi ama anche una pelle mista avere una crema che poi si schiuma, una pelle estremamente secca non la ama e preferisce più un sapore del genere. È ovvio che è molto soggettivo, ma se si volesse tecnicamente parlare, una mousse nasce più per una pelle mista secca, una mousse già schiumata, schiumogena, nasce più per una pelle mista tendenzialmente grassa, quindi se proprio volessimo fare le differenze. Questa la sto riutilizzando e ve ne ho parlato, che è la mousse della linea Hydra Life di Dior. Mi piace moltissimo perché è una schiuma che nasce per le pelli miste o grasse, molto fresca, ha del mentolo, è rinfrescante. In più va ad agire proprio sui pori dilatati e soprattutto anche per la lucidità. Mi piace perché è estremamente fresca e ha una fragranza tipo, diciamo, di un campo di quando c'è la pioggia che piove e voi state all'aria aperta in un campo tra l'erba. Ecco, questa mi dà l'idea di questa sensazione ed è un piacere perché quando siete accaldate una notte che veramente fa caldo, questa è l'ideale, quindi mi piace moltissimo. Anche questa della linea di Apsogos che mi è stata omaggiata mi piace, ve l'ho anche annoverato nei miei preferiti, oltre che vi ho fatto un video specifico, poi vi lascio tutto in info box. Mi piace perché sviluppa un'estrema luminosità, anche questa sta come il siero terminando, e schiarisce la pelle, la illumina ed è ovviamente l'ideale proprio in un momento dove si ha un cambio anche di, diciamo, di colorito, quando ci si inizia ad abbronzare, molte volte la pelle non è uniforme, questa schiarisce e illumina, quindi mi piace perché in questo momento veramente è l'ideale, proprio come prodotto di pulizia. Ancora questo che, di cui anche vi ho annoverato, vi ho raccontato e mi piace moltissimo e mi piace spaziare e variare nel panorama dei prodotti sia di profumeria, bio che non, questa della linea di Dr. Organic che mi era stata regalata e anche vi ho annoverato in un video dei preferiti, mi piace perché oltre al proprio alla fragranza è morbidissima e fa una schiuma che ne basta proprio una piccola quantità. Ovviamente sui o tra le mani o chi ha comunque non ha un apparecchio elettronico. Questo mi piace moltissimo, vi lascia la pelle molto molto morbida, quindi io devo dire che con questo prodotto mi sono trovata veramente bene. Due new entry che sto provando mi piacciono entrambe molto, ma sono diverse tra di loro. La prima è questa della linea di Absolue, la Mousse and Cream Nettoyant, che esce proprio come una schiuma per capelli, una spuma morbidissima, però non resta compatta sul viso, voi non mi dite le mani e lo andate ovviamente a massaggiare, diventa subito liquida, ma vi lascia la sensazione di una pelle molto fresca, ben idratata, e la linea Absolue è la linea top di gamma, di lusso, del brand Lancôme. È una mousse molto morbida che inizia già ad eliminare proprio quelli che sono il calcare dell'acqua, quando la pelle sente necessità di essere, diciamo, detersa, però quell'acqua crea delle problematiche e questo inizia già il suo lavoro per preparare poi il viso ai trattamenti di dopo. La particolarità è questa mousse che l'applicate sul viso ma poi diventa veramente liquida ed è un piacere veramente applicarla.
come la novità della linea Orchidée Imperial, questa mousse di una veramente ricchissima. È stata ampliata di gamma, migliorata rispetto alla mousse precedente, e fa una schiuma che è meravigliosa. Fragranza dell'Orchidée Imperiale, del fiore bianco, ed è una fragranza stupenda, nonché morbidissima. Quando voi l'andate ad applicare, innanzitutto ha un colorito tra un azzurrino, un color lavanda bellissimo, e poi ne basta un chicco di riso. Fa una schiuma molto morbida, ma non è di quelle ultra cremose, anzi, se voi la voleste sentire un po' di più sul viso, dovete assolutamente applicarle un po' di più per sentirvi il viso ben idratato, altrimenti risulta una classica mousse per il viso di detergenza. Ovviamente queste preparano il viso a ricevere i trattamenti di dopo, non sono i classici prodotti da risveglio del mattino o da mousse per pulire il viso, ma sono dei prodotti che già iniziano il trattamento che si va ad applicare dopo. Molte volte mi si dice: ma Manu, ma tu consigli dei prodotti che già preparano il viso al trattamento di dopo? Sì, assolutamente sì, perché dopo userete meno crema, meno siero, meno prodotto, e la pelle sarà già in partenza ben pulita, ma allo stesso tempo ben idratata per poter ricevere i trattamenti che applicate dopo. E partirei proprio dal suo tonico, che è una novità, è un tonico particolarissimo perché ha due funzioni in una. È sia tonico ma lotion. Lotion perché è un pretrattante, aumenta il tasso di idratazione, prepara il viso ad un siero e addirittura alla crema. Tonico perché ovviamente nella filosofia europea ripristina un'idratazione che noi andiamo a togliere con dell'acqua, ovviamente, che contiene il calcare e che quindi c'è bisogno di idratare. Molti utilizzano solo i detergenti, ma la differenza sta proprio nel tonificare, che vi fa completamente una differenza tra usare solo il detergente e poi dopo il tonico. Questo in un momento che fa caldo, quindi veramente due prodotti in uno, e io utilizzo sempre una lotion, mi piace tantissimo. I primi giorni che l'ho applicata onestamente non mi era piaciuta tantissimo, perché l'ho trovata veramente un po' ricca. I prodotti di Guerlain, si sa, in questo caso la linea Orchidée Imperial nasce per una pelle che ha bisogno di essere nutrita, profondamente idratata, per i segni di espressione, però è anche molto l'inizio di un prodotto. Poi, tra virgolette, uso questo termine che non mi piace, non si addice ai prodotti, ma rende il concetto, ci si abitua. La pelle ha una sua memoria cellulare, quindi usato nei giorni voi capite se il prodotto vi piace, fa il caso vostro o meno. E io comunque in alcune zone, non tanto qui, ma nei laterali, avendo un po' la pelle asciutta, mi idrata perfettamente. Quindi con questo io ho bilanciato e ho eliminato una lotion, utilizzato prettamente per la sera. Però ve lo mostro in questo momento per la mattina, perché io sto utilizzando questo e in combo veramente il suo veramente ideale prodotto appropriato, ma si possono anche utilizzare in maniera separata. Come tonico, ripeto, non mi dilungo con acqua di Parma, un tonico purificante, mi piace moltissimo, una fragranza deliziosa, agrumata, è un piacere quando lo si applica, perché si ha proprio un risveglio, una freschezza, una tonificazione, un momento in cui la pelle ha un brivido, come dico io, un brio, e quindi è l'ideale perché è molto rinfrescante, tonificante per la compattezza e poi soprattutto agrumato, quindi una sferzata di vitalità. Questo tonico, che fa parte invece della linea di Himalaya che io ho preso insieme al detergente, onestamente è un buon tonico, non ha alcol, anche qui importante perché quelli che vi mostrerò non hanno alcol, ed è un tonico nato per le pelli miste. Rinfrescante, appena profumato, ma niente di più. Ecco, questo qui infatti faccio più fatica rispetto ad altri ad utilizzarlo, come anche questo della linea di Lancôme, l'Energie de Vie. Cioè, una linea che onestamente non mi è piaciuta proprio, né nel tonico, non mi è piaciuta la maschera, non mi è piaciuta la lozione, non mi è piaciuta proprio. Adatto per una pelle molto giovane, che ovviamente non ha grandi problematiche, allora ci sta tutto. E perché poi si parlano di prodotti da millennial a prodotti antietà? Perché è una pelle che ha bisogno di una marcia in più, e io comunque ne ho bisogno, non ho 25 anni, 20 anni, che
cose del cibo, che diciamo ho bisogno di questi prodotti, ma ovviamente per poterli provare ho bisogno di consigliarli. Quindi è un tonico che ha delle perle all'interno, vedete queste micro perle, non so se si riesce a vedere, e che donano levigatezza e rimpolpano, e ovviamente è un piacere passarlo, però poi l'effetto svanisce veramente subito. Quindi io onestamente ad una ragazza molto giovane lo consiglierei ad occhi chiusi, ma a una persona anche un po' più age sicuramente non è proprio un tonico adattissimo. Grande amore è questo della linea di Hydralife di Dior, novità, perché contiene, vedete, quest'acqua con queste polveri che rendono il viso ben compatto, ben idratato, ma allo stesso tempo luminoso. Fragranza agrumata, è un piacere quando la si applica, si agita sempre. Io la sto utilizzando già da una settimana e più e guardate, c'è un dito che già manca. Mi piace perché è rinfrescante, è idratante, non è untuoso ed è un tonico che vale la pena provare. Quindi nasce per le pelli secche perché vedete ha proprio delle componenti di acqua pura, di idratazione all'interno, ma poi questa polvere che miscelata all'acqua vanno a dare opacità al viso. Quindi è il tonico della linea base di Dior e mi piace moltissimo, soprattutto in combo con questa mousse. Quindi vedete, io poi cerco di abbinarli, ma mi piace anche provarli in maniera separata. Questo tonico l'ho preso della Bielenda quando sono stata l'anno scorso in Polonia, mi piace moltissimo, è al mentolo, è rinfrescante, ma allo stesso tempo è una fragranza delicatissima, asciuga senza disidratare, e questo mi piace moltissimo quando lo vado ad utilizzare. Ha una sensazione proprio di freschezza, di compattezza, ed è in questo momento che fa più caldo, mi rinfresca anche il viso. Come questo della linea di Madara, onestamente faccio tanta fatica ad utilizzarlo. I prodotti di Madara mi piacciono tanto e anche questo non posso dire che non mi piaccia, però ho provato ad utilizzarlo così e non mi idrata a sufficienza. Ne devo applicare tantissimo sul dei make up perché se l'assorbe subito e quindi se ne consuma tanto. Onestamente, nonostante sia per tutti i tipi di pelle e abbia questo complesso specifico bio di riparazione, onestamente non è che mi sia piaciuto tantissimo, nonostante non posso dire che non sia valido. Concludo poi con questo della linea di Roger Gallet, Les Soins Aura Mirabilis, e questo ovviamente è una lozione più che altro, più che tonico, ha questa doppia azione. La fragranza mi piace, ma dopo un po' me la sento tutta la mattinata e mi prende un po' lo stomaco per questa fragranza. Non posso dire che il prodotto non sia valido, è un affinante, un levigante ed è ha questo nettare particolare che poi va anche a illuminare. Quindi devo dire che non mi è dispiaciuto, però forse per questa fragranza un po' eccessiva, perché potrebbe creare delle problematiche, onestamente non so quanto andrei a consigliarlo, perché quando una pelle è molto sensibile o ha delle problematiche di rossori diffusi o comunque anche di reattività, le fragranze non sono molto indicate. Poi c'è chi piace, c'è chi meno, io personalmente finito avrei dei dubbi a ricomprarlo, forse in un periodo caldo, ma non sicuramente d'inverno. E quindi questo poi è l'ultimo prodotto che adesso vi ho mostrato di questa carrellata. Spero di non essere stata lunghissima, ma spero di avervi dato delle nozioni diciamo relativamente importanti per quanto riguarda i detergenti. Vedrete il secondo video dedicato a quelli per la sera, quindi proprio per struccare, e spero che vi sia piaciuto questa tipologia di video. Vedrete poi subito dopo la mia skincare, i preferiti, quindi non mi voglio dilungare. Fatemi sapere quali sono i vostri, quali anche mi consigliate, spolliciate se il video vi è piaciuto e niente, io vi ringrazio sempre della vostra enorme compagnia, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche del campanello, e noi come sempre, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!